Ciao a tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Scopriamo insieme le creazioni in resina. Come al solito vi ricordo che questa tipologia di video è stata inventata da Erika Kawaii. Ma cominciamo subito a vedere quello che ho realizzato questa volta. Sono creazioni natalizie perché sì, finalmente è arrivato il periodo dell'anno che insieme ad Halloween io amo più di tutti gli altri. È Natale e quindi tutto deve essere a tema natalizio intorno a me, comprese le creazioni in resina. Non sono tantissime, ma spero che vi piacciano. Non sono neanche troppo complicate in realtà, ma devo dire non avevo moltissimo tempo, quindi poi magari più avanti ci dedicheremo a delle creazioni un pochino più complicate. Ma cominciamo! E da cosa vogliamo cominciare? Cominciamo dagli scarti prima di tutto. Scarto numero uno è questo fiocco che in realtà ho realizzato nel corso di un po' di tempo versando nello stampo ogni volta un po' di resina che mi era appunto avanzata da altre cose che stavo facendo. E alla fine devo dire non so neanche cromaticamente se questa cosa avrà senso oppure no. Scopriamolo insieme. Ah, vabbè, dai ragazzi, poteva essere peggio. Dentro ci sono tre colori. C'è un viola, c'è un oro che però non si vede moltissimo, che si perde nel verde. Devo dire, pensavo peggio, in realtà non è male, anche cromaticamente non è veramente offensivo, diciamo così. Ci sta, ci può stare. Quindi va bene, approvato, primo scarto approvato. Secondo scarto, questa rosa. Ho versato la resina e poi mi sono ricordata che questo stampo in realtà si era rotto, se n'era staccato un pezzo. Quindi non so veramente che cosa mi troverò davanti. Beh, non c'è niente di troppo terribile neanche qui. In realtà lo stampo è opaco. Dentro ci ho messo una cosa piena di glitter e brillantini, quindi il risultato non è che sia un granché. Altri scarti fatti con questo verde sono delle conchigliette che anche qui sono opache. Non sono veramente niente di natalizio, però vabbè, insomma. Facciamo finta, se uno vuole andare a mare nel periodo di Natale, diciamo che queste sono le conchiglie del Natale. Sì, lo so, non ha alcun senso ragazzi, ma va bene. Andiamo a vedere qualcosa di più carino. Andiamo a vedere che cosa c'è in questi rettangolini, che sono anche un po' strabordati, devo dire, quindi dovrò limarli. E c'è un bellissimo, anzi due bellissimi Molang. Come potete vedere questa parte andrà tutta tolta. Sono, sono anche caduti. Sono i Molang dell'amore e dell'inverno con le loro sciarpine. Venite a fuoco, su. E il cuoricino. Penso di avervi detto in mille occasioni che io... Perché le mie mani sono diventate flaccide? Non lo so. Comunque, vi ho detto in mille occasioni che io amo Molang, è un personaggio super ciccione e io non resisto alle cose ciccione proprio. Sarà un'affinità elettiva, ma non resisto. E qui dovremmo avere proprio anche un altro Molang, eccolo qui, che carino, con il trenino del Natale, è bellissimo. Mi piace davvero come ci sta tra l'altro in questo rettangolino questo adesivo, perché sembra fatto proprio per lui, ci sta benissimo. E onestamente sono indecisa. Non so se questo sia più adatto per un anello o per un ciondolino. Voi come la vedreste questa cosina qui? Essendo piccolina sicuramente non voglio utilizzarla come calamita o qualcosa del genere, quindi deve essere un ciondolino o un anello secondo me. Ma sono un po' combattuta, ve lo ripeto, fatemi sapere voi come lo utilizzereste. Poi andiamo avanti, ho un altro di questi. Di qui, una base per cameo fatta praticamente in maniera identica a quella che avevate visto nel video precedente, ma mi piaceva troppo questa cosa, questo mare di brillantini rossi, stelline, c'è qualcosa di verde, insomma un po' tutti quanti i colori del Natale. E non vedo l'ora di finirlo questo qui, di metterci qualcosa qui con tanti glitter, una bella immagine natalizia secondo me. Ci sta veramente bene ed ovviamente poi devo tagliare questo pezzettino di resina in eccesso. Allora, di una simile cosa uno scarto perché volevo riempire questo teschio che poi in realtà è uno stampo opaco, quindi coi glitter non riesce sempre benissimo. E in realtà però avevo poca resina, infatti come potete vedere è venuto super sottile, ma vabbè.
non fa niente e in effetti questo va lucidato di corsa perché così fa schifo e lo possiamo buttare via se non lo lucidiamo perché è veramente un fail atroce. Stesso concetto, allora sarà anche per questa qui che è una cornice opaca e quindi sarà brutta. In effetti sì, è abbastanza bruttina, però non mi interessa più di tanto perché questa veramente la lucido in maniera facile facile e poi magari ci sto pensando, vorrei fare delle cose che ricordino una ghirlanda di Natale con questa cornice qui, quindi dopo averla lucidata voglio metterci magari qualcosa tipo rametti, dei fiorellini, dei brillantini piccolini rossi che sembrano delle bacche, in modo che sembri proprio una ghirlanda decorativa. Mi sembra una buona idea. Abbiamo poi un cuoricino, anche qui, cioè io non so perché stavolta veramente ho fatto cadere fuori un mare di resina, devo limare tutto. Vi ricorderete questi adesivi? Ve li ho già fatti vedere in altre creazioni, sono degli adesivi che mi ricordano tantissimo gli anni 80, perché quando ero piccola adesivi del genere circolavano tantissimo, soprattutto a Natale. E quindi anche se non è niente di particolare, non è niente di che in verità questo qui, però da un punto di vista nostalgico a me piace molto proprio perché mi ricorda quegli anni, mi ricorda un po' l'infanzia. Ho poi provato a versare un colore solido all'interno di questo stampo, volevo vedere anche qui come sarebbe venuto lo stampo di Starbucks, c'è una bella bolla. Però insomma non è male, il verde non è nella sfumatura giusta, ma penso che qui interverrò e farò delle decorazioni per correggere sia la bolla che insomma per dare un maggior risalto alle immagini, alle scritte, e penso che interverrò con un color oro. Vabbè, poi vi farò vedere come viene il risultato finale. Niente di che, però insomma non è malissimo, non è malaccio. Poi vediamo questo qui. Abbiamo qui un altro di quegli adesivi, anni 80, come vi dicevo, che a me fanno impazzire, ve lo ripeto ogni volta, non sono niente di che, ma non so perché a me fanno proprio impazzire, ragazzi, guardate come sono carini, mi ricordano troppo le decorazioni che mettevamo in casa quando ero piccola. E non lo so, quindi ci sono affezionata a questi stickers qui. Nella loro stupidità mi piacciono molto. Ne ho anche un altro così, eccolo qui. È un pupazzo di neve, non so perché stavo dicendo è un pulcino di neve, no non è un pulcino, è un pupazzo di neve, anche questo veramente molto molto carino e mi ricorda le illustrazioni che ci sono sui libri per l'infanzia, quelle dedicate proprio al Natale, poi con tutto questo mare di stelline rosse e dorate dietro, secondo me è molto molto carino. Ecco, questo per esempio lo vedo bene come una bella calamita da mettere sul frigorifero magari proprio nel periodo di Natale. Secondo me è perfetto allo scopo. Non poteva mancare una tavoletta Ouija, eccola qui, uno dei miei stampi preferiti. Sapete che questo poi lo devo lucidare perché ormai è diventato un po' vecchiotto, devo fargli le scritte. E anche questa è fatta con un mare di brillantini natalizi. A me questo mix di rosso, oro, verde e cose del genere ricorda proprio tantissimo il Natale. Mi fa venire in mente le stelle di Natale, proprio le decorazioni per gli alberelli. È proprio una cosa che per me funziona tantissimo pensando al Natale. Fiocco, fiocchettino, semplice, semplice, fatto con quel verde. Che però è un po' strano. Non lo so, questo verde forse in effetti non mi convince al mille per mille. Poi questa non ve la volevo neanche far vedere in verità perché veramente è pietosa e anche questo stampo è pietoso, però l'ho riutilizzato dopo tanto che non lo riutilizzavo perché in realtà voglio fare una cosa con questa forma qui. Prima di tutto per correggere alcuni difetti, bolle eccetera, l'andrò a lucidare, ma l'andrò a lucidare anche perché in effetti questo stampo è opaco. La voglio lucidare, poi voglio farle una base dietro perché come potete vedere adesso è cavo l'interno e poi dopo aver fatto tutte queste modifiche penso di creare uno stampo per questo qui perché come forma mi piace, però lo stampo è veramente schifoso, rovinato, sbucacciato, che non è una parola italiana ma va bene, opaco, quindi devo farci qualcosa. Questo insomma è lo scopo di questa creazione. E poi per concludere questo pezzo di puzzle
con Molang, il mio amato Molang. Guardate com'è carino davanti al fuoco con il pulcino. Si è messo questo foulard sulla testa. Sembra un po' una vecchina Molang, una befanina Molang. Mi fa impazzire perché è carinissimo. Io amo Molang, amo la ciccia di Molang e amo Molang veramente, veramente da morire. E ragazzi, poche cose, ma vabbè, ve l'ho detto, devo comprare tra l'altro la resina perché veramente non ne ho più, non avevo molto tempo, però volevo comunque fare qualche altra creazione natalizia prossimamente, quindi vabbè, prometto di fare qualcosa di più carino. Stavolta si è trattato proprio di uno scopriamo ultra semplice. Devo dire che a parte forse la rosa e il teschio, tutte quante le creazioni mi piacciono, sono tutte quante molto belline. Le mie preferite però, come vi ho detto, rimangono quelle con Molang, perché Molang, insomma, proprio trionfa, e quelle che mi ricordano gli anni 80, quindi queste creazioni con questi adesivi qua, che non lo so, è una questione del cuore, non è una questione di logica. Mi piacciono proprio perché sono nostalgica. Io per adesso mi fermo qui, ovviamente vi auguro uno splendido e felicissimo Natale, ragazzi. Vi mando un bacione, spero che stiate trascorrendo delle feste fantastiche. Fatemi sapere se avete fatto qualcosa di speciale in un commento qui sotto e fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita di oggi. Grazie mille per essere stati con me e appuntamento al prossimo video. Ciao!